Rubrica su chi ha fatto dei lavori interessanti e delle pubblicazioni relative alle danze e alle musiche tradizionali italiane, abbiamo come ospite una persona davvero importante per il lavoro che è stato fatto in Italia sulle tradizioni, cioè Gian Piero Boschero. Lo dico in italiano, però poi so che di solito si firma con il nome in lingua occitana, dico bene? Giampiero da Buschie, il mio Esattamente. nome prima che venisse italianizzato qualche secolo fa. Esattamente. Buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo una quantità di cose da dire veramente grande, ma perché grande è stato il suo lavoro, che è partito diverso tempo fa, la sua passione per le musiche tradizionali, per la lingua, per la danza. E beh sì, è partito negli anni buoni, quando c'erano ancora molti informatori importanti, e il mio impegno nel settore musicale, musiche e danze della Val Varaita, risale al 1970. Al 1970, giusto? 70, 70. Quindi sono ben 50 anni abbondanti. Eh sì. Se la ricerca fosse fatta adesso, si raccoglierebbe probabilmente un 10-20% di quello che avevo potuto raccogliere io a quel tempo. E mentre raccoglievo, ho pensato che era un gran peccato lasciar morire questo patrimonio, che sarebbe stata una cosa importante se questo patrimonio fosse rimasto vivo. E le danze sono un momento di piacere, di festa, e quindi fossero rimaste vive tra la popolazione e anche tra i giovani come momento di festa. Quindi mentre imparavo io insegnavo agli amici e la cosa ha funzionato. La cosa ha funzionato e le danze direi che si sono riprese. Non si erano mai estinte in Val Varaita, però soprattutto negli anni 60 il loro uso era molto diminuito. Adesso invece il loro uso è frequente, è buono. Addirittura poi c'è stato un fenomeno di esportazione delle danze al di fuori della valle, ma lì sarebbe complesso parlarne. Questa esportazione che ha ombre e luci comunque dimostra la vitalità delle nostre danze. Certamente. E in questo lavoro personale, anche di recupero e di insegnamento, si è impegnato anche poi con sulle strele, che è diventato veicolo per anche lasciare un segno Sì, su questi materiali. è una lunga storia, cercherò di essere breve, se no ci vorrebbero qualche ora. Ma nel 1968 ho aderito alle Scuole d'Oppo, che era l'organizzazione culturale fondata nel 1961 che si occupava della tutela degli occitani o provenzali d'Italia, da un punto di vista soprattutto culturale. Nel 1971, con altri amici, abbiamo fondato l'associazione Sulle Strei, il giornale Lu Sulle Strei, per l'autonomia delle valli occitane. Un'autonomia vista sul modello della Val d'Aosta, tenendo conto che nel periodo della Resistenza c'erano stati dei legami molto intensi e proficui tra i partigiani delle valli occitane, soprattutto delle valli occitane valdesi, i partigiani della Valle d'Aosta. Qualche anno dopo è stata fondata un'altra associazione, diciamo con idee all'epoca diverse, Usitanio Vivo, con la quale abbiamo polemizzato alcuni decenni, finché nel 2014 c'è stato un fatto assolutamente insolito fra gli occitani. Sapete, dove ci sono tre occitani ci sono quattro idee, perché uno è incerto fra due. Questa è la nostra ricchezza culturale, ma è la nostra grande debolezza.
Nel 2014 abbiamo unificato Sulestrei e Usitanio Vivo e la nuova associazione si chiama LU Sulestrei e raccoglie l'eredità di tutte e due le associazioni, insomma. Questa per fare la storia in estrema sintesi. È stato un passaggio importante. Se l'unione fa la forza, avete iniziato a fare questo percorso insieme. Sì, funziona. E sono altri gli aspetti che non funzionano, i rapporti con la Regione Piemonte, con la pubblica amministrazione, questi, ma sapete, se l'Europa ha chiesto all'Italia di riformare la pubblica amministrazione, se no non ci dà dei soldini, vuol dire che la cosa è grave e che ormai supera ogni limite di decenza questa pubblica amministrazione improduttiva e dannosa. Comunque, torniamo alle musiche, che è un argomento molto più simpatico. Nel mio lavoro io ho sempre cercato appunto di insegnare, di pubblicare per tenere vive le musiche nel nostro territorio e quindi di fare delle edizioni rigorose, serie. E penso che però siano anche la cosa migliore per chi da fuori vuole conoscerle. Sa di poter fare affidamento su ricerche serie ben fatte. Il rigore scientifico è sempre stata la mia aspirazione e per quanto potevo ho cercato di pubblicare brani originali raccolti sul campo. In realtà poi sono pochi, perché molte volte io ho raccolto le musiche da suonatori ormai anziani che dopo aver suonato bene per una vita, ormai per l'età e per altri motivi suonavano male, per malattia, addirittura erano morti e magari c'era la vicina di casa che mi cantava la melodia che loro suonavano e quindi in questi casi sono stato obbligato a fare seguire le musiche da amici e collaboratori, con delle collaborazioni musicali che durano una vita. Ho cercato di lavorare con i musicisti più seri d'Italia di Provenza, insomma, per questo lavoro, sempre ispirandomi a quella che è il rigore scientifico. Non Certo. disgiunto dalla gradevolezza, perché la gente faceva musica per il piacere di sentire qualcosa di bello, per divertirsi, per ballare. E da noi il ballo, soprattutto in Val Varaita, è una cosa importante. Direi che il genio della valle, la danza, fra tutte le valli occitane. La Val Varaita è quella che ha più danze, diciamo 2 dozzine di danze in un territorio di 7-8 comuni, di media e alta montagna. Questo dà la misura di quanto da noi le danze siano importanti. Certamente, è una grande ricchezza che si riesce a intuire, a toccare in questi tre CD che raccontano poi questo percorso nei territori. Io direi di partire proprio dal numero uno, se d'accordo. Senz'altro. Il numero uno che si chiama Musique Occitane 1, più che il titolo, perché poi si chiamano Musique Occitane 1, 2, 3, e sottotitolo Danses e Chansons dei Castel Delfin, Blin, Spunt e La Chanal, danze e canzoni di Castel Delfino, Bellino e Pontechianale, e l'Alta Val Varaita, quella che ha le musiche più conservative. Alcuni tratti persino di modalità, ogni tanto salta fuori qualche passaggio di modalità. Sono comuni, località abitate tra i 1200 e i 1800 metri sul mare tutto l'anno, quindi siamo proprio in alta montagna. E direi di cominciare con un brano di Castel Delfino, che si chiama Lu Rigulet, un bel ballet, è una danza rituale, è una danza che si ballava 2 settimane prima del matrimonio, iniziavano a ballarla, la eseguivano il futuro sposo con la futura sposa e poi le coppie di amici da sposare. E la musica era data dal canto delle madri e qualche volta anche un po' dei padri, insomma, dal canto dei parenti che partecipavano alla festa. Dopo aver ballato appunto questa danza rituale, alla fine seguiva il ballet. Se gli sposi, i futuri sposi
o i giovani, se il ballerino aveva, il cavaliere aveva baciato la dama, il ballet veniva eseguito due volte. Se non l'aveva baciata, veniva eseguito una volta sola. L'avevano cantata due carissimi amici, ormai già defunti, Jeto e Pantani dal Sending di Casteldelfino, il brano numero 4, e dura 1 minuto e 39 secondi. Quindi vale la pena ascoltarlo per intero, direi. Vale la pena ascoltarlo per intero. Qui marinero, non sei por le jour d'amour. Qui marinero, non sei por le jour d'amour. Mon bon monsieur sincère, vous sei por le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. Qui li donerio, non sei por le jour d'amour. Qui li donerio, non sei por le jour d'amour. Mademoiselle sincère, vous sei por le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. A main embrassée, vous c'est pour le jour d'amour. A main embrassée, vous c'est pour le jour d'amour. Embrassez-vous encore un coup, c'est pour le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. A main saluée, vous c'est pour le jour d'amour. A main saluée, vous c'est pour le jour d'amour. Ensemble-vous encore un coup, c'est pour le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. A main un baiser, vous c'est pour le jour d'amour. A main un baiser, vous c'est pour le jour d'amour. Un baiser-vous encore un coup, c'est pour le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. Amare tire, vous c'est pour le jour d'amour. Amare tire, vous c'est pour le jour d'amour. Retirez-vous à votre tour, c'est pour le jour d'amour. J'aimerais qui m'aime, j'aimerais qui m'aimera. È molto interessante la storia che ha raccontato rispetto all'uso di questo brano. Quando l'ha raccolto non era più in funzione, immagino, o c'è stato Non qualcuno era più in cui l'ha visto utilizzare? In funzione perché l'ultima volta è stato ballato nel 1930 qualcosa, prima dell'ultima guerra. Però sono riuscito a fare un filmato in Super 8 con la collaborazione di un amico, ho filmato l'ultima copia che l'aveva ballato quando si è sposata. Ah, Si che bello. chiamava Gaudet Lavoux, sua moglie. E con questa musica qui, quindi è stata veramente una cosa molto bella poterla filmare dagli ultimi protagonisti ormai anziani che hanno appunto ballato questa, riballato questa danza, come se fossero dei novelli sposi. Da notare, tra l'altro, che la registrazione audio fu fatta il giorno della festa del paese in un'osteria piena di gente. Ma di fronte a questa musica il silenzio fu pressoché assoluto. Il rispetto che c'era ancora decenni dopo per questa musica. Sicuramente due situazioni emozionanti, sia vederla ridanzare dalla coppia che l'aveva danzata negli anni 30, che registrarla in quel tipo di situazione di ascolto. Riesco a Sì. immaginarlo. Poi passerei ad una danza di Bellino. La danza considerata più importante nell'Alta Valle, che è la Gigo, suonata al violino da Patrick Vaillant, grande violinista di Provenza. La musica viene da Battistin Gaglion, che era un violinista di Bellino, ma che non suonava, era anziano e non suonava più così bene da poter fare un'incisione, però i due, il violinista giovane e il violinista anziano, si erano conosciuti e confrontati su questa esecuzione. La Gigo di Bellino in Alta Valle le danze normalmente sono brevi e dura 55 secondi.
Ultimo, per non far torto a nessun comune dell'Alta Valle, un calisum di Ponte Chianale. E lo raccolse nel 1972 da una signora che aveva 86 anni, che me lo cantò a viva voce, Don Donnino de Darei Rilouccio si chiamava, e prima lo registrai col registratore e poi feci suonare il registratore e lo ballammo insieme. Fu poi interpretato da Jacques Magnani, anche lì grande suonatore di organetto provenzale, e nella sua brevità, a mio avviso, e nella sua semplicità, è un piccolo gioiello sia come musica sia come esecuzione, e dura 42 secondi, ed è il brano numero 10. Dell'Alta Valle, quindi stiamo parlando di Casteldelfino, Pontechianale, Bellino. Che caratteristica hanno che l'ha colpita rispetto ai racconti che le hanno fatto le persone, quello che è riuscito a vedere e ricostruire? Qual è, se da un lato ha detto musicalmente c'è la brevità, e dal punto di vista del ballo, se volessimo dire una cosa che. Spesso si balla a turno e il ballo consiste sia nel ballare sia nel vedere gli altri ballare. A Casteldelfino è particolarmente strutturato questo ballare a turno. Abbiamo noi giovani messo il nome, la grondogigo per distinguere dalla gigo, perché se usiamo la stessa parola come si fa lassù per dire due cose un po' diverse, o si è molto pratici o non ci si capisce. E quindi la gigo è una danza, la grondogigo è una suite di quattro danze. I ballerini si dispongono a cerchio, fanno un grande cerchio fermi attorno al sito dove si balla. Supponiamo sei coppie, poi due coppie vanno in mezzo e ballano una gigo, che dura appunto non più di 60 secondi. Poi tornano al loro posto, altre due coppie vanno in mezzo, ballano la loro gigo e vanno a posto, le altre due, vanno a loro volta in mezzo e ballano la gigo. Dopo aver eseguito in questo modo la gigo, si fa l'abureo, poi si fa la tour e poi si fa l'oubalette. Quindi è una costruzione che dura a lungo, perché diciamo che sono 3 minuti, dura almeno 2 minuti l'insieme, questa suite di danza. Ma appunto la cosa notevole è che la danza è breve, molto intensa, e però consiste sia nel ballare sia nel guardare gli altri ballare. E questa suite era fissa o poteva essere modificata a piacere dal suonatore o su richiesta dei ballerini? Era sostanzialmente fissa, nulla toglieva che per qualche motivo si potesse modificare, ma sostanzialmente era fissa, perché c'era una danza in cui la Meschio, chiamata la sua Casteldelfino Boudro, in cui il suonatore improvvisava fra tutte le danze che lui conosceva, e i ballerini dovevano riconoscere le melodie alle prime note e interpretare le danze. Quindi era previsto il momento di improvvisazione. Era previsto, ma era regolato, quindi non c'era sempre un pasticcio nella danza. C'era la danza destinata all'improvvisazione e le altre ben regolate. Perfetto, molto interessante perché poi nella Meschio c'era un bel gioco di attenzione, prevedeva conoscere molto bene le musiche, Sì, era ma una questo in specie. generale. Questo in generale, perché in Valvaraita, se per esempio il suonatore si sbaglia, deve eseguire un certo pezzetto di musica due volte. Ad ogni pezzetto di musica
corrisponde una figura. Le nostre sono danze e figure, e c'è questa corrispondenza biunivoca tra musica e figura. Non c'è qualcuno che dice adesso fate questa figura, adesso fate quest'altra. È la musica che dà l'ordine ai ballerini, soprattutto la melodia. Conoscendola, bisogna conoscere le melodie per sapere quale figura va eseguita. Se il suonatore si sbaglia e una certa figura che deve essere eseguita due volte la suona tre volte, i ballerini bravi la eseguiranno tre volte. Poi rimprovereranno il suonatore e gli diranno che forse ha bevuto un bicchiere di troppo. Però loro eseguiranno tre volte, cioè si obbedisce alla musica, la musica comanda. La musica e quindi la melodia, perché il ritmo è fondamentalmente abbastanza costante. Quindi è tutto un gioco di melodie e di conoscenza di queste melodie, che si assomigliano anche un po' perché è un linguaggio musicale tutto nostro. Quindi c'è un certo allenamento. È una buona educazione all'ascolto e all'orecchio, anche per i bambini. Facendolo nelle scuole ci accorgiamo che è una buona educazione per l'ascolto. Sicuramente. E non so se vogliamo passare già all'altro CD, oppure ci sono ancora alcune cose che ritiene di proporci dal numero uno. Ma direi dal numero uno, direi un consiglio generale. Sì. Chi volesse poi ascoltare queste musiche può reperire l'ultima edizione, questa è l'ultima edizione del CD. Leggete i libretti, normalmente i librettini. Questo, qui c'era anche un bel libretto un tempo, che è questo, e ahimè adesso per qualche appassionato ce ne sarebbe ancora qualche copia. Bravissima, dove c'era più spazio per scrivere. Però nei libretti si dicono molte cose dei vari brani, e spesso si inizia di solo ascoltare e non leggere. Quindi il consiglio è proprio quello di leggere i libretti, dove ci sono varie spiegazioni sull'origine, per quel che si può sapere, di questi brani, sull'uso e tutto un po'. Direi che quelle le musiche dell'Alta Valle sono le musiche da meditare maggiormente, ecco, proprio costituiscono globalmente la parte più antica del patrimonio. Ecco. Anche questa brevità della danza, arrivando in mezzo a valle non c'è più. Danza apparentemente quasi uguali come la Gigo, poi funzionano in modo diverso, perché in media valle la Gigo viene ripetuta due volte, viene chiusa da un balletto e quindi dura tre minuti. In alta valle dura 55 secondi, 60 secondi. Quindi lo stesso nome, ma in realtà si parla di cose diverse. Sì. Strutture diverse. E spostandosi di non troppi chilometri, perché comunque se parliamo anche dell'alta, la distanza dai paesi dell'alta valle alla media valle non è così enorme, non è infinita. Quindi sono comuni attaccati tra Casteldefino e San Pedro, sono comuni confinanti. Ma era il genio della valle, questa grande ricchezza di danze che ognuno interpretava a suo modo, ognuno conservava a suo modo. Perché era un po' la nostra passione, questa qui della danza in Valvaraita. Possiamo passare allora al numero due, scoprire alcuni dei tesori che ci sono, che sono custoditi qui dentro. Guida l'ascolto. Il numero due, eccolo qua. Anche questa è una riedizione in CD, perché tutte queste opere prima erano sorte come dischi long play e poi come cassette musicali, poi sono diventate dei CD e ogni volta accresciute e migliorate, per così dire. Il numero due sono le musiche di media bassa valle, da Frassino in giù, escluso Sampeire. Vedremo poi Sampeire. È il territorio della controdanza. La controdanza, che non è la contraddanza borghese, è una danza nostra, elaborata probabilmente dall'unione tra la Curento e la Gigo, a cui qualcuno aveva dato questo nome, di quello che era un genere musicale in uso tra 7 e 800, la controdanza.
ed è la controdanza in questo territorio è senz'altro la danza più importante, arriva fino alla bassa valle, fino ad alcuni paesi dove si parla già piemontese e non più occitano, tanto è forte questa danza. Musicalmente, in generale, non c'è la raffinatezza dell'alta valle, sono musiche, se vogliamo, anche più facili da ascoltare, anche perché le varie vengono ripetute, insomma, le varie sezioni di musica. Ciò non toglie che ci siano delle cose interessanti, ecco. E qui abbiamo avuto anche delle scoperte interessanti dal punto di vista strumentale. Per esempio, comincerei col fare ascoltare la Controdanso di Mlynot Kustan. Quando io ho iniziato a ballare nel 1970, avevo come maestri un mio carissimo vicino di casa, molto più anziano di me, di mio padre, che si chiamava Battistin Jacques-Lussiot. Avevo come maestra mia mamma, che ballava bene e volentieri, e come suonatore questo vicino di casa, Mlynot Kustan, che era un virtuoso di armonica bocca, e che suonava una bella controdanza che adesso ha preso il suo nome, ma lui l'aveva imparato dagli altri, non l'aveva composta lui. Ancora adesso si parla della controdanza di Mlynot Kustan. E il brano numero 5 durerebbe 3 minuti abbondanti, ma si può poi anche sfumare un po', per sentire come questo virtuoso interpretava questa simpatica controdanso. È la controdanso sulla quale io ho imparato a ballare e quindi ci tengo. Allora non lo si può tagliare a questo punto, dopo questa dichiarazione. Certamente. Thank you.
poi un'altra sorpresa eccezionale è quella dello scacciapensieri. Perché noi siamo abituati a pensare che gli scacciapensieri siano strumenti tipici della Sicilia, della Sardegna. La grande fabbrica degli scacciapensieri era in Valsesia. Facevano scacciapensieri per tutto il mondo. E lo si suonava normalmente nelle Alpi. A un certo punto però è sparito perché ha avuto la concorrenza dell'armonica a bocca. Entrambi strumenti tascabili, se vogliamo, economici, ma l'armonica a bocca era più facile da suonare, più facile per usare per il ballo. Un mio amico era riuscito a registrare l'ultimo suonatore di scacciapensieri della Val Varaita, che si chiamava Custom Menton, Costanzo di Bartolomeo di Costanzo, era di Gilba, una valletta che appartiene in parte al comune di Brossasco, in parte al comune di Sampeire, ed è l'unica registrazione dell'Alta Italia di un vero suonatore di scacciapensieri della tradizione. È una cosa eccezionale, alla fine abbiamo scoperto questo brano. Per l'interprete, naturalmente, come sempre, era un problema mettere il brano originale per la qualità della registrazione, per i problemi del suonatore che era anziano, ed era estremamente difficile reperire un suonatore di scacciapensieri che non inserisse la sua tradizione, per esempio siciliana, nel brano. Volevamo avere un brano della Val Varaita eseguito come si eseguiva in Val Varaita e non con lo stile, per esempio, siciliano, perché sarebbe stato un pasticcetto. E un mio amico mi dice: ma ci sarebbe un suonatore che sta a Firenze, Daniele Craighead, è di origine, mi pare, irlandese, scozzese, è molto bravo, ma non verrà mai più a suonare questo brano per noi. Io ho preso il telefono, ho telefonato a Daniele Craighead e Daniele Craighead è venuto. È venuto ed è venuto gratuitamente a suonare questo brano e l'ha eseguito in modo perfetto. E quindi abbiamo questa esecuzione che è in parte con lo scacciapensiero e in parte cantato questo brano. Perché da noi si usava anche ballare al canto. Quando non c'era un suono disponibile, qualcuno cantava in modo che altri potessero ballare. Si diceva ballare alla ciantarello, ballare al canto. E quindi questo brano, che ha un suo testo semplice ma interessante in occitano, viene eseguito in parte cantato, in parte con lo scacciapensiero, in parte con voce e scacciapensiero insieme. È il brano numero 12. Kiribirikin, mi balo pa con tibirikin, mi balo con mio fraire, mi balo pa con tibirikin, mi balo con mio fraire, le confi mi ammaire, le cambun sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti, le confi mi ammaire, le cambun sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti. Tibirichin, mi balo con mio fraire, mi balo pa con tibirichin, mi balo con mio fraire, le confi mi ammaire, le cambun sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti, le confi mi ammaire, le cambun sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti.
Gai gai pitalozletta pitalozletta pessen vai gai gai pitalozletta pitalozletta pessen vai pitalozletta 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 pessen vai pitalozletta 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 pessen vai. Pitalozletta, pitalozletta, pessen vai, gai gai, pitalozletta, pitalozletta, pessen vai, pitalozletta, 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 pessen vai, pitalozletta, 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 pessen vai. Molto interessante e molto fortunata questa scoperta, ma lo scacciapensieri ha avuto poi ancora fortuna in valle dopo questo lavoro o è rimasto uno strumento nel cassetto, non recuperato, non risuonato? In Val Varaita, che io sappia, non c'è nessuno che lo suona, ma nella vicina valle c'è già Renzo Dutto a Borgo San Dalmazzo che ha ripreso a suonarlo. Quindi un pochettino di ripresa nelle valli occitane, una piccola ripresa nelle valli occitane c'è stata. E questa magnifica storia di Daniele Kreidl che parte, viene a suonare questo brano e non vuole neanche il rimborso delle spese di viaggio, questo miracolo si è ripetuto per un altro brano. Io avevo conosciuto un suonatore di Brossasco, Martinot, originario di Gilba anche lui, che aveva passato la vita in Francia, che veniva d'estate e che suonava una bella controdanzo con la filarmonica semitonata. E mi aveva raccontato che da giovane aveva suonato in un film. E poi era andato a vedere questo film e aveva... Beh, naturalmente purtroppo avevano tagliato molto di quel che lui aveva suonato, ma penso che in un film sia assolutamente normale, si filma di più e poi nel montaggio si fa come si può, ma dice: mi ero sentito suonare molto forte, era rimasto così impressionato, e mi aveva detto il nome del film, La Scena, e io non avevo capito, non avevo pensato di chiedergli chi fosse il regista. Anni dopo, per caso, consultando per altri motivi il mio dizionario enciclopedico, si apre quasi, c'era una fotografia, la carta un po' più spesso, si applica alla foto La Chaîne, il primo film sonoro di Jean Renoir, il più grande regista di Francia, 1931. Caspita. Quindi il primo, io ho passato la vita a registrare musiche della Val Varaita, ma c'è stato qualcuno che l'ha fatto prima di me, molto illustre, nel 31, perché queste persone hanno veramente una marcia in più, non era un musicologo, però hanno questi grandi artisti hanno la sensibilità di capire quando qualcosa è eccezionale. E il film si apre con due brevi brani, all'inizio e alla fine, di Martinot. All'inizio suona da solo, alla fine suona con altri. È proprio l'inizio e la fine del film, è una cosa incredibile. E poi un amico francese mi ha... il film è poi stato restaurato, lo si trovava in vendita sui DVD, e me ne ha portato una copia, però avevo piacere di metterlo sulla riedizione di questo disco. Come fare? Allora guardo su internet, vedo qual è la casa produttrice del film, e faccio una lettera tradizionale con tanto di francobollo indirizzata alla legale rappresentante della casa produttrice, Le Film du Jeudi. E questa signora, che è la figlia del produttore di Renoir nel 1931, quindi immagino che non sia una signora giovanissima, Madame Laurence Bromberger, a lunedì spedisco la lettera, al venerdì mi arriva la risposta, prende la mia lettera,
di suo pugno scrive l'autorizzazione sulla lettera e poi il segretario la dà al segretario che fa una pomposa lettera in stile francese di trasmissione e mi arriva su internet perché avevo messo anche l'indirizzo su internet. Un'altra bellissima storia legata a questo disco. Domanda sorge, poi probabilmente passeremo ad ascoltare, a vedere altre musiche ancora. Ci sono quindi queste differenze tra i brani dell'Alta Varvaraita, della Media Varvaraita. Ogni paese ha l'esigenza di costruire le proprie danze con proprie modalità, danze più brevi, danze più lunghe, costruite in suite. I suonatori giravano ovunque, si adattavano alle esigenze del territorio o erano suonatori che erano richiesti in modo specifico in una zona piuttosto che in un'altra? Quindi ogni paese aveva i suoi suonatori privilegiati. Ogni suonatore aveva i suoi suonatori privilegiati, anche perché un tempo si andava solo a piedi. E quindi non è che poi si... Sì, nelle grandi feste ci si spostava un pochettino, però il suonatore del luogo era il suonatore del luogo. Se veniva fuori, certe volte si conoscevano, si potevano anche aiutare, suonare in coppia, ma era sempre un po' il suonatore del luogo che dirigeva. In certi casi era regolata la cosa. A Elva, in Valmaira, era previsto che se venivano alla festa del paese, se venivano dei giovani e magari con un suonatore dal vicino comune di San Pere della Valvaraita, il suonatore di San Pere aveva il diritto di suonare tre brani di San Pere. Ma tre brani in una festa non è molto, ma era previsto addirittura, regolato dalla tradizione. Quindi in linea di massima il suonatore del paese era il suonatore che contava. Ok, grazie. Io passerei all'altro CD. L'altro grande lavoro, Giuseppe Darus, il grande violinista della Valvaraita, il più importante violinista di tutte le valli occitane, anche perché di molte valli se violinista c'erano magari si è salvato il nome ma non le registrazioni, mentre di Giuseppe Darus per sua fortuna è diventato anziano, è morto a 88 anni. Io ho cominciato a registrarlo quando ne aveva 83 e ho registrato circa 4 ore di musica che poi sono state studiate e trascritte da Maurizio Padovan e quindi abbiamo innanzitutto potuto pubblicare un bel volume sulla sua vita con tutte le trascrizioni. Ci sono 500 righe di musica tra le melodie e le loro varianti, insomma. E poi lo stesso Maurizio Padovan ha inciso queste musiche su questo, questa è già la seconda edizione del CD, utilizzando per la prima edizione il violino di Giuseppe Darus. Dopo che lui è morto, la vedova me l'aveva donato, l'abbiamo restaurato ed è stato utilizzato. A un certo punto però i ladri hanno pensato bene di rubare quel violino a casa di Maurizio Padovan, per cui i brani aggiunti della seconda edizione sono fatti da un bel violino di pregio, se vogliamo, probabilmente di pregio superiore al violino di Giuseppe Darus, che era un violino che suonava forte, ma economico, perché non potevano permettersi strumenti costosi. A me però i brani col violino di Giuseppe Darus dicono qualcosa in più, ecco. Quindi la prima edizione, quella che conserva i brani registrati. Anche questa qui ha ben 12 brani col violino di Giuseppe Darus. Sì.
una buona metà del disco, i brani aggiunti, ovviamente non si poteva più utilizzare questo strumento, abbiamo fatto come abbiamo potuto. I brani sono in parte per violino solo e in parte per violino e vari tipi di fisarmoniche, perché Giuseppe Darrousse, che era nato nel 1888, aveva iniziato a fare il suonatore della Baio, la grande festa di San Pedro, la più importante festa della valle, nel 1905. E ha esercitato l'attività di suonatore della Baio fino al 1972, Una carriera quasi enorme. 70 anni. Per cui all'inizio del 1905 lui si è trovato a suonare con suo cugino, altro violinista. Poi, a un certo punto, in questa festa importante, c'erano dei fisarmonicisti. E lui si è trovato a percorrere tutte le evoluzioni della fisarmonica, dall'organetto alla fisarmonica semitonata, alla cromatica bottone, alla cromatica piano. E naturalmente, purtroppo, quando c'è una fisarmonica di un violino, chi si adegua al violino, perché la fisarmonica non si può adeguare. Allora, una metà dei brani sono solo violino, una metà dei brani sono con le fisarmoniche. Abbiamo cercato di fare un percorso ideale di quello che fu il lavoro di Giuseppe Darrousse, di doversi adeguare ai vari tipi di fisarmonica. In tutto sono 23 brani. È stata veramente una fortuna poter registrare questo suonatore, se no sapremmo molto poco della tradizione violinistica delle valli occitane, della Val Varaita in particolare, che era la valle del violino, la Val Varaita. Prima delle fisarmoniche era la valle del violino. La vicina Val Maira era la valle della Ghironda, ma lì è un'altra storia, anche bella, ma un'altra storia. E allora di Giuseppe Darrousse proporrei per primo ascolto il brano numero 3, Le Spousin et le Ballet, dura 1 minuto e 49 secondi. Le Spousin è una delle poche danze che non sono ancora state riprese a San Pere, che nessuno balla, però musicalmente è un brano interessante, vale la pena di ascoltarlo. Secondo brano proporrei Il punto di arrivo, un brano violino con fisarmonica cromatica piano, suonatore un giovane e bravissimo suonatore della valle che si chiama Gianluca Andreis, che suona con Maurizio Padovan e suona una danza nuova. Non più una danza nostra, perché a un certo punto sono arrivate le nozze nuove. A un certo punto è arrivata la polca.
La polca qui a Frassino, mia mamma si ricordava quando ho ballato la prima polca a San Maurizio nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, e lo stesso Battistin Galion a Bellino, nella stessa epoca. Nel capoluogo di San Peino erano già arrivate qualche anno prima le polche. E qui abbiamo una polca molto semplice, ma molto bella, una vecchia polca, suonata appunto, dura il brano numero 20, suonata con questi due strumenti, dura 1 minuto e 48 secondi. E Perfetto. poi approfitterei di chi magari ascolterà per continuare la ricerca, perché la ricerca non finisce mai. Allora, un brano molto suggestivo della tradizione di San Peire è la Marcia dell'Abbaio. Cioè, l'Abbaio, questa grande festa in cui i vari personaggi in 3 giorni camminano per una ventina di chilometri, quindi sempre con la musica come accompagnamento, aveva una sua antica marcia che Giuseppe Darù suonava al violino, che Maurizio Padovan ha interpretato per due violini, come forse fu nel 1905, in cui c'erano due violinisti. E nessuno però è riuscito per adesso a trovare l'origine di questa musica. Non è certamente, non pensiamo che sia stata composta in Valvaraita, era evidentemente una musica che veniva di fuori, non sappiamo se dall'Italia o dalla Francia, perché i rapporti con la Provenza e con la Francia sono sempre stati molto intensi in Valvaraita. Direi che ci sono il 60% di probabilità che venisse dalla Francia e il 40% che venisse dall'Italia, noi siamo proprio lì. Magari se qualcuno conoscesse questo motivo e poi ci dicesse qual è l'origine, saremmo interessati a saperlo. Quindi il brano numero 1, La Marcia dell'Abbaio di San Peire, dura 58 secondi per due violini. Thank you.
la stiamo intervistando, ma lei ci rilancia le domande, giustamente. Se questi incontri diventano un'occasione anche di far aumentare la curiosità e il fermento per strumenti che si usano meno, come è il caso, adesso mi viene la tromba degli zingari, mi viene Grazie proprio a lo scacciapensieri, infatti, o per sviluppare processi di ricerca, beh, è un bel risultato. Per forza le devo fare una domanda, visto la sua grande esperienza, grande pratica con questo materiale, con questa tradizione e anche la grande responsabilità che ha avuto nel rinvigorirlo, portare a consapevolezza cose che iniziavano a sfilacciarsi. Se ci può dire qualcosa su che cosa negli anni ha visto succedere, quindi dal momento in cui ha iniziato a avvicinarsi anche attraverso sua madre a questa tradizione e fino ai giorni nostri, fino all'ultima Baio che è stata fatta. E beh, la ripresa è stata consistente, nel senso che adesso i giovani ballano le danze conosciute, ma che sono un buon numero, una decina di danze, le sanno ballare, le ballano bene. I giovani ballano bene come i nonni e come i bisnonni, ballano meglio delle generazioni di mezzo, quelle che le avevano un po' perdute, quelle che ballavano qualche volta alla Baio, una volta all'anno, non tutti, quelli che si erano infatuati del liscio, perché qui c'era stata la grande infatuazione del liscio, e quindi si era perso un po' anche il livello tecnico. La gente, molti ballerini non facevano più così attenzione alla melodia. Alcuni suonatori erano stati costretti a introdurre degli elementi di avviso, delle note pesanti, rinforzate, brutte, per dire: la figura è finita, ricordatevi che state attenti, dovete passare alla nuova figura, cosa che non capitava assolutamente un tempo. Perché il livello di questa generazione di mezzo era proprio sceso un po'. Ecco, i giovani, diciamo quelli che hanno dai 10 ai 40 anni, sono dei ballerini eccezionali, con un orecchio eccezionale, veramente, diciamo che si è sviluppato bene questa ripresa in valle, ecco. E parallelamente si sono riprese un po' certe feste come le Baie. Le Baie non erano mai cessate, ma avevano avuto, c'era sempre meno gente che le faceva, era difficile organizzarle, e poi a un certo punto hanno cominciato anche a crescere di numero dei partecipanti, a diventare veramente importanti. Alcune che erano state un po' in crisi si sono riprese. La cosa è viaggiata di pari passo. Avete anche pubblicato un DVD su una Baio. La Baio de Lubac del La 2013. Baio di... Adesso parliamo di una Baio che non è la più importante. La più importante è quella di Sampeire, a cui partecipano ormai tra 400 e 500 persone, perché è un insieme di 4-5 federazioni di Baie. Ma parliamo della Baio più piccola, quella del mio paese, Lubac de Fraisse, la parte un pochettino all'opaco, all'ombra del comune di Frassino, Fraisse e Frassino, dove abbiamo un'antichissima Baio, che si fa con una ventina di persone, quindi che si faceva tutti gli anni fino al 1962, che poi era entrato un po' in crisi, poi l'abbiamo fatto 2 anni di seguito nel 79 e nell'80, poi è entrata nuovamente in crisi perché è morta una generazione, è una comunità piccola. Il primo a morire purtroppo fu mio padre, e poi dopo un anno o due dicevamo: ma adesso facciamo la Baio, moriva il papà di un altro. In una comunità piccola questa serie di morti aveva, poi si perde il giro, e a un certo punto abbiamo detto: o la facciamo o la lasciamo morire, e siamo riusciti a riprenderla. Adesso la facciamo tendenzialmente una volta ogni 3 anni. Questo libro è, diciamo, il manuale su co come fare, risale al
1981, appunto, dopo la ripresa di quegli anni, come fare una buona Baillot de Lebac de Fraisse. Come sempre è una cosa destinata a noi, che penso possa essere però interessante per tutti, perché sono le cose genuine. A me, quando vado al ristorante, sarei curioso di sapere cosa mangia l'oste, cosa mangia il ristoratore. E la stessa, le cose che facciamo per noi poi sono le migliori anche per gli altri, a mio avviso. E poi abbiamo fatto dei video, le ultime due edizioni. Lei ha l'edizione del 2013, sì. E poi ancora l'edizione del 2016. E qui sono edizioni... Queste sono reperibili. Come? Queste sono reperibili come gli altri materiali per chi volesse acquistarle. Sì. L'unico che è esaurito è il grande libro su Giuseppe Arus, purtroppo, il resto è tutto reperibile. Che è un libro molto interessante, quindi probabilmente penserete a una riedizione o a qualche cosa, immagino. Può anche darsi, però è un problema anche di mercato. Un libro di partiture musicali non ha un grande smercio. Quando l'avevamo fatto, ne avevamo fatto un numero di copie abbondanti, poi siamo stati alluvionati dal tetto. Il comune di San Pera ha rifatto il tetto dell'edificio che era il vecchio municipio in cui ha sede l'associazione, e sa come sono questi appalti, dove una ditta prende l'appalto, poi c'è il subappalto, poi c'è... risultato, non hanno coperto bene il tetto e la nostra riserva di libri è andata a perdere. Mamma mia. Questa è la storia. Poi l'assicurazione ha anche pagato i danni, per carità, ma i libri non ci sono più. E l'impegno economico di fare una nuova edizione non è da poco, ecco. Chiaro, chiaro. Però non e so. Poi diciamo anche che all'epoca tanti l'hanno acquistato, insomma, il libro dell'89 all'epoca tanti l'avevano acquistato, quindi spiace per l'appassionato che giovane che non ce l'ha, che avrebbe piacere di averlo, chissà, chissà, non poniamo limiti alla provvidenza, come si studia. Infatti, mi sembra la prospettiva giusta. Ancora abbiamo visto che per quanto riguarda il ballo, le nuove generazioni hanno acquisito, hanno ripreso con competenza, con passione questa tradizione. Le feste si stanno in qualche modo anche riproponendo anche in contesti più piccoli, oltre alla famosissima Baillot di San Peire. E i suonatori, anche i suonatori immagino che stiano rispondendo a questo processo. Sì. Eravamo giunti a pochissimi suonatori. Nell'inverno tra il 1979 e 80 sono morti Joan Bernardi, il grande suonatore di fisarmonica semitonata, Giuseppe Darus, il grande violinista, tutti e due di San Peire, Battistin Gaglion di Bellino, che era la memoria violinista, cantore, la memoria storica di Bellino. Mi sono sentito praticamente orfano. Ho detto le cose importanti che ho acquisito in questi 10 anni ci sono. Se ho delle domande non so chi mi potrà dare una risposta. Poi lentamente, poi a San Pere era sorto Meo, che era più giovane di me, che purtroppo è già morto in seguito, che è stato un grande animatore. E poi poco per volta le associazioni occitaniste, le due che erano ancora divise all'epoca, hanno organizzato diversi stage a fine anni 70 fino al 1980. Il più bello fu forse quello riuscito meglio, fu la Scuola di Musica Occitana di Paesane del 1980, per aiutare la formazione di nuovi suonatori popolari, di musica popolare nelle valli. E lentamente anche questa operazione è riuscita, e adesso in Val Varaita ci sono molti giovani suonatori, tecnicamente molto bravi. Non c'è più il problema di reperire il suonatore quando si deve fare una festa, c'è l'imbarazzo della scelta. Andiamo bene anche su quel piano lì.
Tutti segnali positivi e per fortuna, è per fortuna. Quindi Sì, lei poi, è responsabile di tutto questo. Ha avuto un ruolo. c'è anche qualche aspetto criticabile che si potrebbe migliorare, ma insomma, diciamo che gli aspetti positivi sono, non è il caso di parlare di tutte le piccole cose che non vanno, gli aspetti positivi sono assolutamente preponderanti. Io Giampiero la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, ma prima ancora la ringrazio tantissimo per il lavoro che ha fatto, per la passione e per questi materiali che ha messo a disposizione con attenzione alle radici, alle origini, alla fedeltà rispetto a quello che ha acquisito, perché è una traccia che rimane importante per tutti gli appassionati e per chi vuole vivere ancora queste musiche, queste danze, queste tradizioni. Grazie di essere stato con noi, di averci raccontato molte cose curiose su queste musiche che ha raccolto sulle vicende legate. Magari ci incontreremo ancora, se lei è disponibile. Senz'altro. Prima di salutarci vorrei semplicemente dare la mail dell'associazione se qualcuno Assolutamente. volesse. È organizzatissimo. Io l'avrei messa sotto così, ma perfetto, così. Desidero ringraziarvi perché è stato un bel momento anche ripercorrere quei ricordi. Mi commuovo persino quando parlo di alcune pagine molto belle di questa mia ricerca, di questa mia attività che ormai è durata una vita, vi ringrazio. Grazie a lei davvero, grazie ancora.